Allora. Mister, si potrebbe dire che esordio bagnato, esordio fortunato, una stagione straordinaria, perché di acqua oggi ne ha fatta veramente tanta. Ah beh sì, se quella è la proporzione, è tanta roba, perché negli ultimi tre giorni abbiamo preso, mamma mia, tonnellate. No, invece dobbiamo ringraziare veramente l'Asiago, ci ha messo a disposizione un campo eccezionale, perché veramente senza un campo eccezionale negli ultimi tre giorni, a parte la partita, non saremmo riusciti ad allenarci, invece abbiamo lavorato, quindi grazie a loro. Una squadra che, nonostante siano solo sette giorni di lavoro, ha mostrato di essere ben amalgamata, convinta, corsa, moduli già rodati per un gruppo che ovviamente si conosceva, però non è mai facile quando si inizia una stagione nuova. No, non partiamo da zero, questo è già un grande vantaggio, però si era già detto. Abbiamo cambiato praticamente tutto davanti e lì bisognerà sicuramente lavorare un pochino di più, altre cose sono già ben oliate dopo chiaramente siamo in una condizione ovviamente approssimativa, non serve che lo dico, perché per noi il calcio è uno sport che si fa de corsa, quando cambieranno le regole eviteremo di lavorare, adesso no. Giacomelli che si è inserito molto bene, perché lui è quasi un nuovo, mentre Curcio, che è arrivato ieri, era inevitabilmente, insomma, si vedeva che era arrivato proprio poche ore prima della partita. Beh, allora l'ho messo in campo proprio per questo, per cercare di iniziare già a trovare un'intesa tra i due, anche se è arrivato ieri. Giacomelli, gli ho detto stamattina che è stato bravo lui a calarsi e a farsi accettare in questo gruppo, che non è un gruppo, è un gruppo sicuramente di bravissimi ragazzi, però è stato bravissimo anche lui nell'approccio, quindi va bene così. Asiago, il Cenere ha sempre portato abbastanza fortuna, quindi al di là dell'acqua di oggi, del maltempo di oggi. Allora, io non sono scaramantico, perché se lo fossi non avrei iniziato venerdì 13, non credo alla fortuna, perché è proprio una cosa che non esiste, io credo solamente a sgobbare. Quello porta risultati, il resto sono stupidate. Una squadra, diceva lei, che è già rodata, che ha una base, che serve qualche uomo che rinforzi l'organico di questo. Ci stiamo lavorando, ci sta lavorando il direttore, come abbiamo detto sempre, abbiamo grande pazienza, perché secondo noi i giocatori vanno individuati non solo per qualità tecniche ma anche per qualità umane, e quindi come eravamo convinti che Giacomelli si sarebbe integrato alla grande, come conosco bene Curcio e so che lo farà, o Solerio, cerchiamo non solo di portare buoni giocatori, e la cosa è evidente, ma portare anche persone che vengano a condividere la nostra idea, il nostro progetto. Migliaio e più di persone, nonostante questa giornataccia, che effetto ha fatto dalla panchina? Grande emozione, ma anche nei ragazzi inizialmente, sicuramente è una cosa bellissima. Giocare un'amichevole davanti a più di 1000 persone penso capiti raramente in Italia, quindi noi siamo qui per lavorare, per dare soddisfazioni a tutti, e quello che dico spesso anche a chi mi ferma per la strada è che questi sono ragazzi da questo punto di vista eccezionali, quindi basta venire a vederli durante la settimana per capire che è gente che non molla niente. Pierisiago, tutto bene, comunque struttura ideale. Bellissimo, bellissimo. Dico solo per il campo, che è la parte più importante, ma anche per tutto il resto. Noi qui, va bene, si è di casa, però ci si trova sempre meglio.